Con la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza vogliamo ricordare la partecipazione femminile nelle cosiddette discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. Ci sono stati innumerevoli cambiamenti e progressi nella scienza grazie al contributo delle donne, ma c'è ancora molta strada da fare. La giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza si celebra l'11 febbraio e viene istituita nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sconfiggere pregiudizi e superare stereotipi nella speranza di promuovere la parità di genere in tutto il mondo. Nonostante ci sia l'educazione femminile in tutte le università, questo divario si riscontra anche in molte fasce lavorative. Infatti, in molte statistiche le donne vengono pagate meno rispetto agli uomini. Donne sono state storicamente sottovalutate nelle materie STEM. È stato questo il tema di un incontro-confronto con alcuni studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Rosina Salvo di Trapani, che nei giorni scorsi è stato animato da tre relatrici: Paola Poma, professoressa associata alle facoltà di farmacologia di Palermo, Antonella Granello, componente comitato Fondazione Nilde Lotti, Daniela Smirni, del Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo. Hanno introdotto i lavori la dirigente scolastica Giuseppina Messina, la professoressa Loredana Monaco e la professoressa Rosaria Bonfiglio. L'incontro ha celebrato la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Nel corso del confronto con gli studenti è emerso che nel corso degli anni c'è stata una crescente consapevolezza della disparità di opportunità tra ragazzi e ragazze e molte iniziative sono state messe in atto per affrontarla. Infine, la giornata è stata certamente un esempio di mentoring, donne professioniste nel campo delle STEM che hanno condiviso le loro esperienze. L'interazione con modelli di ruolo femminili può ispirare le ragazze e mostrare loro che è possibile avere successo in ambito STEM. Sensibilizzare l'opinione pubblica per quanto riguarda proprio la figura della donna nella scienza e le battaglie che ha dovuto sempre affrontare, ma serve anche per promuovere comunque un ambiente inclusivo e diversificato. Vediamo che durante questa giornata si celebra proprio la figura della donna nella scienza e soprattutto nella ricerca della scienza e soprattutto per spingere comunque la nostra generazione, quella a venire, a continuare comunque a perseguire una carriera scientifica senza ostacoli di genere.